Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito. Siamo giunti al canto 19 dell'Inferno. Qui Dante e Virgilio si trovano nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, dove sono puniti i simoniaci. Dante parlerà con Papa Niccolò III, facendo un'invettiva contro la corruzione della Chiesa. Ed ora iniziamo con la lettura. O Simon Mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontate, deon essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravamo, alla seguente tomba, montati dello scoglio in quella parte che appunto sovra il mezzo il fosso piomba. O somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti e ciascun era tondo. Non mi parea men ampi né maggiori che quel che son nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori. L'un dei quali, ancor non è molti anni, ruppio per un che dentro vannegava, e questo sia suggel che ogni uom sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava, d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambi, par che si forte guizzavan le giunte, che spezzate averian ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia, tal eran lì dagli calcagni alle punte. Il canto si apre con un'invettiva contro i peccatori puniti in questa terza bolgia, cioè Simon Mago e i simoniaci, che mercificano le cose di Dio con oro e argento. Simone, infatti, era un personaggio che troviamo negli Atti degli Apostoli. Era infatti un mago che chiese agli apostoli Pietro e Giovanni di poter comperare la facoltà di imporre con le mani lo Spirito Santo, come facevano appunto gli apostoli, e fu maledetto per questo da San Pietro. I simoniaci quindi erano coloro che si arricchivano con la vendita e l'acquisto di beni spirituali e cariche ecclesiastiche. Dante poi inizia a descrivere quello che vede in questa terza bolgia, benedicendo la suprema sapienza nell'elargire con giustizia premi e castighi sia in cielo che in terra che nell'inferno. E che cosa vede Dante? Dante vede nella scura roccia una serie di fori circolari sia sul fondo della fossa che lungo le pareti, e a lui sembravano le fonti battesimali che si trovano nel battistero fiorentino di San Giovanni. E qui il poeta fiorentino ci fornisce un rarissimo aneddoto autobiografico. Ci dice infatti che un giorno aveva rotto uno di questi fonti battesimali per salvare un fanciullo che vi stava annegando dentro. Molti commentatori antichi riferiscono appunto questo fatto, tramandando addirittura il nome del ragazzo, un certo Antonio di Baldinaccio dei Cavicciuoli. Ma perché Dante, di solito molto riservato sulla sua vita, ha voluto inserire questo episodio? Ce lo dice nei versi successivi. In quanto, secondo alcuni, Dante aveva fatto quel gesto di rompere il fonte battesimale per empietà. Dante poi ci dice che in questa moltitudine di fori nella roccia vede spuntare
le gambe e i piedi dei peccatori fino alle cosce, e le piante dei piedi erano incendiate con un fuoco dal calcagno fino alla punta dei piedi, e sembra come la fiamma che di solito lambisce le superfici delle cose unte, quindi i piedi non si consumano con questa fiamma. E questo tormento fa scalciare le anime in maniera così forte che avrebbero spezzato anche le funi più resistenti. Infatti, ritorte e strambe sta a significare appunto fune, perché le funi erano appunto fatte di vimini intrecciati. Ed ora continuiamo con la lettura. Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, dissi io, e cui più rozza fiamma succia? Ed egli a me, se tu vuoi che io ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. E io, tanto m'è bel quanto a te piace, te sei signore, e sai che io non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allora venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca, laggiù nel fondo foracchiato e arto. Lo buon maestro ancor della sua anca non mi dipuose, sì, mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. O qualche sé che di su tieni di sotto, anima trista, come pal commessa. Cominciai io a dir, se puoi fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, che poi che fitto richiama lui, perché la morte cessa. Ed el gridò, se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, se tu sei tosto di quell'aver sazio, per lo qual non temesti torre anganno la bella donna, e poi di farne strazio, tal mi feci io, quai son color che stanno, per non intender ciò che lor risposto, quasi scornati e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, dilli tosto, non son colui che credi. E io risposi come a me fu imposto. Perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse, dunque che a me richiedi, se di saper chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi che io fui vestito del gran manto, e veramente fui figliol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che sull'avere e qui me misi in borsa. Di sotto il capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando, per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì quando verrà colui che credea che tu fossi. Allor chi feci il subito domando, ma più è il tempo già che i pie mi cossi, e chi son stato così sotto sopra, che non starà piantato coi pie rossi, che dopo di lui verrà di più laida opera, di ver ponente, un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricuopra. Novo Jason sarà, di cui si legge nei Maccabei, e come a quel che fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Dante nota un dannato che soffre più di tutti e ha le fiamme che spuntano dai piedi più alte di tutti, e chiede appunto a Virgilio chi sia mai questo dannato. E Virgilio gli dice, se vuoi ti porto laggiù, così sarai tu stesso a chiedere chi è e che colpa ha commesso. Virgilio quindi si carica in spalla Dante e lo conduce nel fondo della bolgia, lasciandolo proprio
vicino a quest'anima dannata. Dante quindi chiede: chi sei tu che sei qui capovolto e conficcato come un palo nel terreno? Questa è una delle parti, diciamo, più satiriche dell'Inferno, della Divina Commedia, in quanto proprio la scena che si svolge è sì di denuncia, ma con tratti molto umoristici. Dante infatti in questo caso si sente come uno di quei frati che confessano i sicari. Infatti i sicari a quel tempo erano puniti conficcandoli a testa in giù nella terra in modo da morire soffocati. E si tratta quasi di un'inversione dei ruoli, ok? Che Dante non era ovviamente un sicario, ma l'anima punita in quel modo era l'anima di un papa, come vedremo. E l'anima, che ovviamente non può vedere con chi sta parlando, risponde chiedendo se è Bonifacio. Ed è anche sorpreso del fatto che sia già arrivato questo Bonifacio, in quanto sapeva che doveva morire qualche anno più tardi. Dante quindi è confuso da questa risposta di quest'anima dannata e Virgilio gli dice di dire che non è colui che crede e così risponde a quest'anima. Questo spirito quindi risponde sospirando con voce lamentosa che cosa vuole sapere da lui e quindi si presenta agli occhi di Dante. E chi è quest'anima? Si tratta di Papa Nicolò III, che fu papa tra il 1277 e il 1280 ed era un esponente della famiglia Orsini, come dice lui stesso. E fu un papa che, con la vendita delle cariche ecclesiastiche e con favoritismi vari, cercò sempre di avvantaggiare i propri parenti, appunto la famiglia Orsini, con la vendita delle cariche ecclesiastiche e favoritismi vari. E per questo motivo è stato punito in questa bolgia. Ma perché Niccolò III pensa di parlare con questo Bonifazio? Perché la buca dove è conficcato è appunto la buca dove sono puniti i papi colpevoli di simonia. E dice a Dante che sotto la sua testa sono conficcati tutti gli altri papi che lo hanno preceduto e che hanno praticato la simonia. E appunto sta aspettando l'arrivo del prossimo, cioè Bonifacio VIII, che era ovviamente il papa in carica quando Dante ha compiuto il viaggio ultraterreno. Per questo motivo Niccolò III attende con ansia l'arrivo di Bonifacio VIII, perché poi sarà lui al posto suo ad essere conficcato lì con i piedi riarsi. Ma purtroppo per Niccolò III il tempo che passerà Bonifacio VIII nel suo stesso stato non sarà così lungo come il suo, in quanto profetizza che arriverà un altro papa da occidente, un pastore senza legge, che compirà azioni ancora più infamanti. Si tratta ovviamente del successore di Bonifacio VIII, cioè Clemente V. Infatti, essendo Niccolò III morto nel 1280 e Bonifacio morto nel 1303, Niccolò III è rimasto in quel supplizio per 23 anni, ma tra la morte di Bonifacio VIII e la morte di Clemente V, avvenuta nel 1314, passano solamente
11 anni. Dante quindi utilizza questo espediente per criticare e punire ben 3 papi, uno già morto e gli altri 2 ancora vivi al tempo del viaggio ultraterreno. Ma perché anche Bonifacio VIII e Clemente V sono puniti per simonia, secondo Dante? Beh, Bonifacio VIII fu, diciamo, uno dei nemici di Dante, in quanto causò l'esilio dei bianchi. Dante, infatti, osteggiò sempre la politica di questo papa che cercava di controllare in qualche modo Firenze. Per questo motivo Bonifacio VIII appoggiò i Guelfi Neri a discapito dei bianchi. Ma se Bonifacio VIII ebbe ripercussioni più che altro sulla vita personale di Dante, ben peggiori sono le colpe di Clemente V, perché ebbero ripercussioni per tutta la cristianità. Questo perché Clemente V, per farsi eleggere, cercò l'appoggio del re di Francia, Filippo il Bello. In cambio del suo appoggio, Clemente V garantì di cedere a Filippo il Bello tutte le decime del reame per 5 anni. Inoltre trasferì la sede papale ad Avignone, in Francia, decretando l'inizio della cattività avignonese. Il Papa quindi diventò una sorta di burattino nelle mani del re di Francia, e questo durò fino al 1377. Dante infatti paragona Clemente V a Giasone, non l'eroe greco che abbiamo visto nel canto precedente, ma un personaggio delle Sacre Scritture, più precisamente del libro dei Maccabei. Giasone era infatti il fratello del sommo sacerdote Onnia III e comprò con una forte somma di denaro il favore del re di Siria Antioco IV, appunto per soppiantare il fratello nell'incarico. Questa parte riguardante Papa Clemente V ha da sempre costituito un problema per quanto riguarda la probabile datazione della composizione dell'Inferno. Infatti si ritiene che la prima cantica sia stata scritta approssimativamente tra il 1306 e il 1309 o poco oltre. Ma qui Dante fa riferimento ad un fatto, cioè la morte di Clemente V, avvenuto però nel 1314. Gli studiosi quindi a riguardo hanno dato 2 interpretazioni. La prima è che Dante possa aver azzardato una profezia, in quanto sapeva che la salute del Papa era cagionevole, quindi non si aspettava che durasse molto a lungo. Ma rimane comunque l'ipotesi più improbabile. La seconda, quella più probabile, è che Dante abbia ritoccato qua e là la sua opera anche negli anni successivi. Quindi questa si tratterebbe di un'aggiunta apportata da Dante negli anni in cui l'opera fu divulgata, cioè attorno al 1315. Ed ora continuiamo con la lettura e concludiamo il canto. Io non so se mi fui qui troppo folle, chi pur rispuosi lui a questo metro. Deh, or mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro, che ponesse le chiavi in sua balia, certo non chiese se non viemmi retro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perde l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito,
e guarda ben la mal tolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse ch'ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Quella che con le sette teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che lì uno e voi ne orate 100. E voi ne orate 100? Ai Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre. E mentre io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. Il credo ben ch'al mio duca piacesse, con sì contenta labbia sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi si ebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Né si stanco d'avermi a sé distretto, si men portò sovra il colmo dell'arco, che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi suavemente spuose il carco, e soave per lo scoglio sconcio ed erto, che sarebbe alle capre duro varco. Indi un altro vallon mi fu scoperto. Qui Dante risponde a Niccolò III con una vera e propria predica, un attacco violentissimo alla corruzione del papato. È un vero e proprio sermone ricco di riferimenti biblici, e sarebbe stato ancora più violento se non fosse per la reverenza del poeta verso la carica che ha ricoperto in vita. Dante infatti ricorda al pontefice se nostro Signore Gesù Cristo avesse chiesto denaro a San Pietro prima di affidargli le chiavi del regno dei cieli, o se Pietro e gli altri apostoli avessero chiesto oro o argento a Mattia quando fu sorteggiato per prendere il posto di Giuda tra gli apostoli. Per Dante quindi la punizione di Niccolò III è ben giustificata, visto che si arricchì così tanto da scontrarsi con Carlo d'Anjò, il re di Napoli. Un'interessante nota a margine su questi versi è il fatto che la terzina «Però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la mal tolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito» la troviamo in un memoriale bolognese del 1321, e si tratta quindi della prima testimonianza della diffusione della Divina Commedia. Dante poi continua il suo sermone citando l'Apocalisse di Giovanni, paragonando appunto il papato alla grande meretrice dalle sette teste e 10 corna. Questa grande meretrice all'inizio simboleggiava la Roma imperiale, ma già durante il tempo di Dante, per molti riformatori, questa meretrice simboleggiava in realtà appunto la corruzione del Papa. E da dove nasce questa corruzione del Papa, secondo Dante? Dante appunto ce lo spiega alla fine di questo sermone. Infatti Dante se la prende, diciamo, un po' con Costantino. È lui che ha fatto il primo torto, e non causato dalla sua conversione, che quella è giusta,
ma bensì dalla donazione che fece a Papa Silvestro. È da quell'atto che nasce la brama di potere terrestre del Papa. Ovviamente tutti noi sappiamo che la donazione di Costantino era un falso, però all'epoca di Dante si riteneva vera. Però appunto Dante in questi versi, ma soprattutto nella sua opera Il De Monarchia, contesta questa donazione dicendo che giuridicamente non era valida, perché Costantino nella donazione dona Roma al Papa, ma non poteva donare questi territori perché non erano suoi, ma erano del popolo romano. Dante quindi chiude così questa severa accusa al Papa e alla corruzione del soglio pontificio. Virgilio ovviamente approva le parole di Dante, dopodiché se lo carica al petto e ritornano su fino al ponte che unisce il quarto e il quinto argine. E il canto finisce così. Un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo podcast.